firmata nel corso di una conferenza stampa all'Università di Camerino, l'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini inerente agli interventi di ricostruzione dell'Università di Camerino. Oltre 40 milioni di fondi stanziati per il recupero e la ricostruzione di 7 edifici nel centro storico Camerte di proprietà dell'Ateneo. Un passo importante sulla strada del decreto semplificazioni del 2020. La semplificazione la stiamo facendo da un anno, intendiamoci. L'abbiamo fatta con l'ordinanza 100, l'abbiamo fatta con l'ordinanza 107, sul procedimento, sull'urbanistica, sulla ricostruzione privata e su quella pubblica. Oggi arriva un'altra speciale disposizione di semplificazione, quella delle ordinanze in deroga per gli interventi urgenti e particolarmente critici e complessi. Quelli riguardanti l'Università di Camerino, ne finanziamo 7 di edifici da ricostruire a partire dal rettorato per un totale di 40 milioni di euro, rappresentano una parte di questi interventi che finanzieremo con le ordinanze speciali che adesso emaneremo per i centri storici maggiormente distrutti. Le risorse che avevamo stanziato fino a questo momento erano circa 19 milioni, adesso sono più di 40 milioni di euro, quindi sono risorse in più, ci sono strutture, strumenti per accelerare, ci sono deroghe alle disposizioni normative, quelle possibili naturalmente, c'è un impianto regolatorio e organizzativo e finanziario che consenta all'università di andare avanti. Adesso spetta all'università farlo. Stiamo andando avanti con la ricognizione, con le attività che abbiamo disegnato, tratteggiato nelle ordinanze, che stanno avendo un'attuazione per fortuna rapida e importante. Il commissario ha detto che oramai la palla è dalla nostra parte del campo e sta a noi decidere come giocare. È una giornata di quelle che dobbiamo veramente segnare sul calendario, una giornata importante, forse una delle più importanti negli ultimi 4 anni e mezzo, perché questa giornata e questa ordinanza che tengo qui con me, firmata dal commissario qui dentro al rettorato, ci mette in mano strumenti speciali, ci mette in mano procedure, ci mette nelle condizioni di recuperare tutto il nostro patrimonio architettonico, storico, artistico e di farlo nelle migliori condizioni, come noi riteniamo sia opportuno fare, utilizzando quelle che sono le nostre migliori menti, e ci mettono anche sopra tutte le risorse necessarie. È un segnale forte, è un segnale che diamo non solamente al corpo accademico, al personale tecnico amministrativo, è un segnale che diamo a tutto un territorio. Mi è capitato in questi ultimi giorni di sentire troppo spesso che forse l'università non pensa più a quelle che sono le strutture che sono collocate nel centro storico, forse ha deciso di seguire altri percorsi, di abbandonare quelle strutture. No, noi quelle strutture abbiamo sempre progettato di recuperarle e di utilizzarle al meglio insieme alle nuove strutture che stiamo costruendo, perché il nostro obiettivo è crescere, non decrescere. Il simbolo Palazzo Ducale è qualcosa che ci riempie continuamente il cuore di gioia, e pensare di poter tornare lì a svolgere le nostre conferenze, le nostre iniziative, ad incontrare voi, a incontrare le comunità, a organizzare iniziative importanti a livello nazionale, europeo, mondiale, congressi, conferenze, restituire quel passeggio alla città, restituire il quadriportico alla comunità, per noi è un obiettivo importante. E non è solo poi il Palazzo Ducale, perché penso al San Domenico, dove è nato uno dei movimenti, almeno per questo territorio, domenicani più importanti. Forse da lì, dai domenicani, è nato l'Ateneo nel 1200 addirittura.
recuperare il San Domenico significa veramente molto, ma il Palazzo Battibocca, porta di entrata, dove il rettorato è stato per 200 anni, uno dei palazzi più belli, e i collegi dove tanti studenti, collegi Fazzini, collegi Granelli, io leggo ancora i pezzi di Norberto Bobbio quando insegnava a Camerino, giovani, e si recava in quei luoghi per dormire. Palazzo Ribechi, dove allestiremo una foresteria che consentirà di ospitare docenti stranieri, e poi l'ex Magistrali, dove noi accoglievamo le future matricole, le nostre segreterie studenti, restituire quello spazio ampio che per fortuna non ha subito grandi danni, ma che consentirà ai nostri operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e salubri. Mi piace pensare che questa ordinanza è un'ordinanza riguarda l'università, ma l'università non è solo della città, l'università è della nostra provincia, ma è del nostro paese e di tutti i territori che comunque fanno riferimento a questo Ateneo. Quindi la ricostruzione degli edifici della nostra università significa in qualche modo la ricostruzione di un simbolo del territorio, e significa anche la possibilità di riprendere un cammino che non si è interrotto, ma che ha avuto delle difficoltà in questi anni, caratterizzati appunto da un lento processo di ricostruzione. Oggi l'ordinanza segna un passo fondamentale di accelerazione del processo di ricostruzione, che porta con sé non solo la ricostruzione degli edifici, ma porta con sé anche l'occasione di creare le condizioni perché l'economia di questo territorio possa tornare a correre. Non possiamo non pensare alle realtà che a noi vicine, che stanno soffrendo a causa della crisi economica. Faccio riferimento in particolare alla crisi dell'Elica, che vede 400 posti di lavoro a rischio con l'indotto che porta con sé. Bene. Allora è importante che la ricostruzione del cratere, io parlo non solo quindi della città di Camerino, dell'università e dei comuni, ma la ricostruzione del cratere sismico significa poter creare opportunità di lavoro, opportunità di poter essere reimpiegati, e questo è il nostro dovere, il dovere della politica, il dovere delle istituzioni: ricostruire sì, ma garantire anche, assicurare anche a tutti i cittadini la possibilità di vivere dignitosamente. Allora la ricostruzione deve essere un'opportunità di ricostruire gli edifici, ma un'opportunità anche di crescere, di garanzia per le nostre famiglie. In virtù del suo valore strategico per il territorio, Unicam è stata dunque designata come beneficiaria dell'ordinanza speciale, la prima nel suo genere, varata dal commissario Legnini in intesa con le quattro regioni colpite dal sisma del 2016. Sono le quattro regioni del centro Italia che si sono trovate purtroppo accomunate da questa drammatica situazione del sisma, ma che ora riescono a collaborare per produrre risultati intelligenti come quello che si è concretizzato in questa prima ordinanza speciale per l'Università di Camerino. Può sembrare una cosa banale, ma noi abbiamo voluto enfatizzare e valorizzare il fatto che attraverso questa ordinanza si dimostra che la burocrazia non è un mostro invincibile, che non può essere neanche un alibi. Quindi quando il sistema pubblico fa sul serio, allora è possibile mettere in condizione gli operatori di fare presto e bene anche la ricostruzione. Da questo punto di vista io non posso che riconoscere la situazione che si sta determinando da qualche mese, ovvero la ricostruzione è veramente partita. La ricostruzione privata, ad esempio, negli ultimi tre mesi, i primi del 2021, ha portato l'USR delle Marche a emanare un numero triplo di decreti di approvazione di pratiche di finanziamento rispetto a quello corrispondente al periodo del primo trimestre 2020. Quindi c'è stata questa accelerazione. Devo ringraziare il commissario Legnini, devo ringraziare anche il presidente Acquaroli, che hanno voluto mettere al centro dell'agenda la ricostruzione del cratere, che non è solo una questione marchigiana, ma è anche e soprattutto una grande questione italiana. Il significato di questa ordinanza è anche questo.